Eccoci, siamo tornati sempre in diretta sulle fonti TV con il nostro Rush Hour. Dobbiamo fare un rapido aggiornamento di tutte le notizie che stanno arrivando, sono arrivate nella mattinata e nel primo pomeriggio, una settimana caratterizzata veramente da tanti fatti e da tante dichiarazioni. Innanzitutto dobbiamo puntare gli occhi ancora una volta sull'Ucraina, su quello che sta succedendo, ovvero i bombardamenti continui alle acciaierie di Mariupol, una tregua che era stata promessa dalla Russia ma sostanzialmente non rispettata, anzi il conflitto continua e la soluzione diplomatica in questo momento sembra allontanarsi sempre di più. Ma non solo, perché oggi a Varsavia c'è stata anche la conferenza dei donatori con Michel, tra l'altro, che ha parlato di nuovo piano Marshall nei confronti dell'Ucraina per sovvenzionare e aiutare il paese di Zelensky, così come era stato fatto appunto dagli Stati Uniti nei confronti dell'Europa al termine della seconda guerra mondiale. Ecco, a questa conferenza tra l'altro ha partecipato con un video messaggio anche Mario Draghi, protagonista tra l'altro durante la settimana al Parlamento Europeo. Torneremo anche sulle sue dichiarazioni. E poi ha parlato anche Ursula von der Leyen, che ha utilizzato parole durissime nei confronti di Vladimir Putin, parlando di atto criminale e ribadendo la volontà di mettere in atto il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti appunto della Russia. Cosa data per scontata, per fatta dalla Presidente della Commissione Europea, anche se in realtà non è esattamente così, la situazione è ben più complessa perché le esigenze dei diversi paesi europei per quanto riguarda le sanzioni che interessano il petrolio, beh, gli interessi sono diversi e quindi su questo sesto pacchetto di sanzioni ci sarà ancora da discutere prima di vederne l'attuazione. E poi che cosa è successo sui mercati? Allora c'è stato un avvio per quanto riguarda le borse europee piuttosto euforico, con alcune piazze che addirittura hanno superato il 2%. Ora i numeri sono un pochino più ridotti, in questo momento il FTSE MIB si aggira intorno all'1,15%, un rallentamento dovuto probabilmente a due fattori, sicuramente appunto l'evoluzione della situazione in Ucraina che non lascia ben sperare e dall'altro canto anche le notizie di un rallentamento della crescita dell'economia cinese. E anche qui naturalmente dobbiamo dedicare poi un focus alla situazione della Cina tra i nuovi lockdown, la gestione ancora della recrudescenza della pandemia di coronavirus da un lato e il ruolo che la Cina ha poi nel conflitto appunto internazionale a fianco o meno della Russia. Tantissime notizie, ma siamo anche nel day after, possiamo così chiamarlo, della riunione della Fed, della Banca Centrale Americana, dalla quale sono emersi alcuni dati, alcuni fatti, ovvero l'innalzamento di mezzo punto percentuale dei tassi di interesse e poi soprattutto le parole di Jay Powell, che per ora, almeno per il momento, lo sottolineiamo, ha escluso una politica più aggressiva, più hawkish da parte della Banca Centrale Americana. Si parlava di un innalzamento dello 0,75 che per il momento sembrerebbe scongiurato. Ma vedremo naturalmente, perché la situazione è come sempre in costante evoluzione. Ne parliamo con l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero Gianmaria De Francesco, vice capo servizio economia del Giornale. Benvenuto innanzitutto e ti ringrazio come sempre per essere qui con noi alle fonti. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Gianmaria, ecco, vogliamo partire proprio dalle decisioni della Fed, questo rialzo che addirittura non si vedeva da 20 anni, dal 2000 non si assisteva a un rialzo così importante dei tassi di interesse, inevitabile se si vuole contrastare il fenomeno dell'inflazione. Sì, è un rialzo che ha aperto la strada, perché ormai è tracciato. Ci sono dei dati anche positivi, nel senso che Powell l'ha spiegato molto bene, non c'è la volontà di devastare l'economia con un rialzo troppo repentino, e infatti il rialzo è stato di 50 punti base e non di 75, e molto probabilmente anche a giugno si seguirà questa strada. Wall Street lo ha accolto bene ieri, perché i rialzi sono stati superiori al 2%,
dei tre principali indici, perché il tapering, che è connesso anche al rialzo dei tassi, ossia la progressiva diminuzione, svuotamento del portafoglio di titoli sia di Stato, ma soprattutto sono asset-backed securities, che la Fed in questi anni ha comperato ogni mese, sarà molto 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 più prudente rispetto a quelle che erano le aspettative. Saranno solamente, fra virgolette, 47 miliardi di dollari al mese, e quindi da questo punto di vista anche c'è da stare tranquilli. Il problema è come poi evolverà, soprattutto nei mesi successivi, questo orientamento. Oggi diciamo che siamo tutti moderatamente soddisfatti. In fondo anche la Bank of England ha seguito l'esempio della Fed, e il rialzo è stato anche in questo caso di 50 punti base, ed è stato portato all'1% il tasso di sconto di 25 punti base, ed è stato portato all'1% il saggio di interesse della Bank of England. E anche qui Londra è la borsa che sta manifestando una brillantezza particolare, perché il rialzo si mantiene sull'1,3%. Ora, il problema, sì, come stavo dicendo, è legato al futuro, perché chiaramente quando i tassi andranno tutti più o meno omogeneamente, ovviamente la BCE più indietro, ma non credo che seguirà questa strada comunque prudente, però quando i tassi si ritroveranno tutti nelle principali economie sopra l'1%, chiaramente vi sarà uno spostamento di asset class. Chi ne soffrirà di più sarà la borsa, e considerato che la borsa è il motore principale delle economie sviluppate, perché laddove il mercato dei capitali è più evoluto si ricorre proprio ai mercati finanziari e non al tradizionale credito bancario. Quindi avere tassi più elevati sopra l'1% creerà un ulteriore rallentamento della crescita, però il messaggio è che bisogna battere l'inflazione per tornare a crescere. Fino a oggi il mercato ci sta credendo, speriamo che continui a crederci. Ecco, è chiarissima la posizione della Fed e di Powell nei confronti dell'inflazione, e come hai detto tu, appunto, abbiamo visto anche la reazione della Bank of England. Ora invece da valutare quello che saranno le mosse della BCE, perché insomma la Lagarde ha detto che ci dobbiamo aspettare un'inflazione superiore al target per almeno un altro anno, ha alzato le mani in questo senso. Ma secondo te, ecco, le mosse della BCE saranno altrettanto aggressive rispetto a quelle della Fed, o nonostante i numeri siano ancora alti, comunque l'Europa ha una situazione diversa rispetto agli Stati Uniti? Sono situazioni diverse sia rispetto agli Stati Uniti che soprattutto rispetto alla Gran Bretagna, sì, perché ovviamente è una moneta unica che mette insieme 19 economie diverse, tra le quali abbiamo Germania, Francia e Spagna, che hanno ormai i tassi di inflazione che sono comparabili a quelli di Stati Uniti e Gran Bretagna. E poi abbiamo l'Italia, dove l'inflazione, anche se la stima di aprile 6,2 è un rallentamento parziale, ma dove chiaramente il rialzo dei tassi di interesse creerà sicuramente un hard landing del ciclo economico, perché già con i rincari delle materie prime e con l'aumento dell'inflazione diminuiscono i consumi. Con il rialzo dei tassi c'è da aspettarsi una ripercussione analoga, e quindi è probabile che la BCE, per non gravare troppo gli stati che sono ad elevato debito, l'Italia in primis, attuerà una politica di rialzi più graduale. Però
saremo sempre nell'ordine dei 50 punti base, forse a giugno, forse a luglio è più probabile. Poi a settembre, cioè, quindi per tutto l'autunno, si tornerà di nuovo ad aumentare i tassi, perché comunque la situazione non è sostenibile. Ecco, Gianmaria, ecco, ritornando alla situazione italiana, c'è un dato che stiamo monitorando in questo momento e che inizia un pochino a preoccuparci, oltre a quello dell'inflazione, e mi riferisco allo spread, che in questo momento ha toccato quota 193 punti base, beh, insomma, più del doppio rispetto a quanto era fissato, insomma, quando è salito Draghi a Palazzo Chigi. Che cosa vuol dire questo? Soprattutto mi chiedo quali fattori stanno incidendo sul rialzo così importante dello spread, proprio la preoccupazione che riguarda l'aumento dei tassi di interesse, la congiuntura economica globale, oppure l'avvicinarsi delle elezioni, l'incertezza rispetto alle elezioni politiche del 2023. Insomma, che cosa sta determinando questo incremento secondo te? Innanzitutto è la prospettiva di rialzo dei tassi, mm-hmm. perché chiaramente il Bund è tornato, il decennale benchmark è tornato a un rendimento vicino all'1%, riflettendo quello che è il contesto di politica economica e di politica monetaria che il mercato si aspetta. Però avere un contesto di tassi in rialzo riporta alla ribalta il tema della sostenibilità dei vari debiti pubblici. Non che quello italiano non sia sostenibile, ma è difficilmente sostenibile. Quindi questa è soprattutto una tematica per il 2023, che però il mercato sta già segnalando, ed è l'adozione, ancorché nel 2023 dovesse restare sospeso il patto di stabilità, come si discute in Europa, ma la questione fondamentale è: torneremo a una politica di bilancio improntata alla sostenibilità più che agli aiuti anticrisi? Lo spread a 193 ci segnala che ci dice e interroga soprattutto la politica sulla necessità di varare una legge di bilancio 2023 che sia fortemente improntata al contenimento della spesa, cosa che invece il DEF circostanza sulla quale il DEF ha sorvolato, perché ha creato quel famoso margine di una decina di miliardi di euro per il decreto che aiuti che è stato recentemente varato. Certo, chiarissimo, insomma, una situazione ancora tutta in progress, che riguarda non solo quest'anno, ma soprattutto che si proietta già, come giustamente sottolineato, verso l'anno che viene. Ecco, abbiamo citato Mario Draghi, protagonista anche lui in questa settimana, tra l'altro oggi impegnato anche in riunione con niente poco di meno che Mark Zuckerberg a parlare di investimenti di metaverso, però è stato impegnato soprattutto in questa settimana anche a Strasburgo, al Parlamento europeo, dove è stato protagonista, insomma, di un discorso che abbiamo ripreso e analizzato più volte. Ecco, l'Europa tutta sta vivendo un altro momento che possiamo definire da whatever it takes, e quindi, ecco, quando si parla di situazioni di emergenza si cita sempre Mario Draghi. Addirittura qualcuno dice che potrebbe svolgere la funzione che Winston Churchill ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo te è un paragone effettivamente azzardato, o veramente può rappresentare l'ago della bilancia a livello di diplomazia internazionale? Ma c'è un elemento molto positivo nella visita, nella presenza del Presidente del Consiglio a Strasburgo. L'elemento positivo è quello di un'Italia sempre più agganciata, fra virgolette, sempre alla Francia, che sì, è uno dei due motori dell'Unione Europea.
il Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di un coordinamento delle politiche di bilancio e di soprattutto non insistere troppo nel ritorno all'austerity di cui parlavo prima, però ovviamente con un rispetto delle regole, cioè con il famoso debito buono. E questo è molto positivo perché, essendoci le legislative in Francia, anche Macron necessariamente deve fare delle concessioni per garantirsi un'adeguata maggioranza parlamentare e poi esplicare le sue politiche. Però e quindi io lo interpreterei in maniera positiva, però ovviamente i nodi verranno al pettine. Certo, non affrontarli da soli, ma con un'alleanza che via via si cementa, e sicuramente ci può far pensare a un'evoluzione positiva. Certo, insomma, serve l'aiuto e la collaborazione di tutti a livello europeo per risolvere questa situazione molto intricata. Tu hai citato la Francia, e anche qui Macron è stato uno degli altri protagonisti della settimana, con la telefonata intercorsa con Vladimir Putin, più di 2 ore di colloquio per cercare di arrivare ad un punto di incontro, anche se insomma questa telefonata in realtà poi è caduta nel vuoto, almeno a livello di intenti, perché di tregua e di soluzione di diplomatica alla fine non se ne parla. Io però voglio proiettarti e proiettarci nel futuro, cioè quando questo conflitto, speriamo prestissimo naturalmente, si concluda con un accordo di pace. Come ci dovremo comportare, come si dovrà comportare l'Europa nei confronti della Russia ora che i vari pacchetti di sanzioni sono stati avviati? Si ripotrà, ecco, prendere ancora, diciamo, ripristinare una situazione positiva nei confronti della Russia, oppure ormai i rapporti sono pari allo zero e così resteranno anche in futuro? Si può parlare del breve termine, anche se si raggiungesse presto un accordo di pace, difficilmente si potrà tornare allo status quo ante, soprattutto dal punto di vista degli acquisti di materie prime, perché vorrebbe dire effettivamente continuare a finanziare un leader politico che risolve i conflitti ricorrendo alle guerre, anche se, diciamo, questo ha sempre contraddistinto un po' la Russia anche nei secoli precedenti. Non è sicuramente uno stato che, come dire, molto amante delle composizioni pacifiche. Infatti l'unico trattato di pace vero e proprio lo strinsero con la Germania nazista per spartirsi la Polonia, però nel 1939. Però il discorso è se la guerra dovesse durare più di quello che noi oggi auspichiamo e ci auguriamo. Se la guerra fosse di lunga durata, come è accaduto di recente sempre alla Russia, bisognerà ripensare proprio tutta la politica estera dell'Unione Europea, perché non dovrà fare delle scelte importanti, ma soprattutto dovrà raggiungere quel coordinamento che, se in ambito economico-finanziario è zoppicante, possiamo dire che in politica estera è pressoché assente, giacché, come dimostra il caso Russia, ci sono i paesi come l'Ungheria e la Polonia, ma anche la stessa Slovacchia, la Repubblica Ceca, cioè del blocco est, che sono, per quanto distanti dalla Russia, però ne hanno bisogno per motivi di approvvigionamento energetico. E lo stesso vale un po' per la Germania, che comunque è sempre stata abbastanza tiepida sul discorso sanzioni. E poi ci sarà anche il bisogno, forse anche, di ridisegnare la politica energetica dell'Unione Europea, perché
se si vuole fare a meno della Russia per quanto riguarda gas e petrolio, bisogna pensare anche a stringere alleanze insieme di tipo commerciale su questo fronte. Sì, sicuramente Gianmaria, hai toccato sì, un punto molto interessante, il ripensamento non solo della politica energetica ma anche appunto della politica internazionale dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Questo sarà un tema tutto da discutere quando appunto il conflitto poi sarà terminato. Io ti ringrazio davvero molto per la tua analisi e per la tua disponibilità e appuntamento rinnovato come sempre sulle fonti TV. Grazie, grazie a voi. Grazie.